Chi è intanto, che... intanto chi sei? Fai chi una bella io? Presentazione. Anagrafico Susanna Pistone, in arte in realtà sono figlia del maestro Gian Pistone e quindi ho assunto questo cognome importante perché maestro delle arti figurative, ecco, mio padre è un pittore ricercatore e, insomma, grandioso. Certo, e da figlia d'arte si è una persona eclettica lui, eclettica io, perché lui è scultore, scenografo, ha creato maschere. Diciamo, io ho imparato da lui tantissime cose, devo a lui moltissimo, e poi verso i 20 anni ho scoperto questa vocazione e quindi ho iniziato a costruire con lui e poi ho preso la mia strada, insomma, il teatro di figura, ovvero tutto ciò che è teatro con un solo oggetto. Ok, sì, però magari spieghiamo un po' meglio che cos'è questo teatro di figura. Teatro di figura è un termine che uno dei primi a usarlo è stato Stefano Giunchi, che è il fondatore del festival Arrivano dal Mare, che sta a Cervia, uno dei festival più importanti in Italia, storico. E sono tantissime in realtà le compagnie che si occupano di questo tipo di teatro, che spesso confina e, diciamo, si sovrappone al teatro ragazzi, ma è un teatro che nel resto d'Europa è considerato un teatro e basta, insomma, non c'ha questa etichetta. Sì, tant'è vero che tu ritieni, come il grande Peter Brook, che non esistono generi. No, esiste solo teatro fatto bene o fatto male. Quindi, certo, ed è saggia, perché in effetti anche la musica dovrebbe essere così, cioè perché catalogare la musica, sì, no, il pop, il jazz, colta questa, perché quell'ignorante com'è? Esatto, cioè, sì. O è musica buona o certo. Fatta bene, sì. Con criteri. Sì. Insomma, vero, casualmente facendo un esame ho scoperto che Peter Brook e io la pensiamo uguale. Vedi? Diciamo. Vedi? Ecco. Ma come mai ti definisci un'artista eclettica? Perché amo costruire i pupazzi, amo animarli, mi piace fare teatro d'attore, scrivo i miei testi, scrivo anche altre cose, Tutto. Ho anche un'attività giornalistica nel settore dello spettacolo sul portale Super Eva. E con questo bel effetto, guarda, introduciamo proprio alcune delle tue opere. Il mio bellissimo, di cui io sono innamorata, violinista. Ecco, questo è una marotta, è una tecnica mista. La mano sinistra del violinista è fissa sul violino, la destra è la mia e praticamente ha proprio il movimento bellissimo. Dell'archetto. Quando è il violinista è verde, qui magari non so se si vede bene, bellissimo. È verde. I capelli bellissimo. Verdi e vestiti. Ma ecco, se andiamo e scorriamo un po'. Questo è un pupazzo, ha la faccia di cartapesta, i capelli sono di lana come vedete, e la mano che tocca il volto, nella fotografia non si capisce bene, poi magari c'è un'altra, certo. È la mia ovviamente, però durante lo spettacolo le mie mani sono le mani di Ghetanaccio, perché ecco Ghetanaccio è un burattinaio storico vissuto alla metà dell'Ottocento, morto di stenti e di fame. Perché diceva pane al pane e vino al vino, quindi era insomma un linguacciuto di Roma, un okay. Po' come Pasquino, certo. Per intenderci. Se chiedo alla regia di velocizzare un po' l'immagine, sì. Perché sennò non penso che riusciamo a... Questa è una piovra di gomma piuma, gli occhi sono delle palle che scorrono su un piano, per cui a secondo di come inclini la testa del pupazzo, è grande come un divano da tre posti, Tutte cose che fai tu con le tue mani. Faccio io. Questi sono dei pupazzi che ho fatto per lo spettacolo Figaro, mi sono stati richiesti. Le due pupazze vicino al pupazzo sono le mie figlie, che carina, sono le mie bellissime. Creazioni migliori. Complimenti. E questo è Federico Barbarossa, è una marotta, questa è una marionetta dell'ubriaco del Piccolo Principe, perché sono tanti gli spettacoli che ho fatto, certo, questo è Vincenzo III. Le mani, vedete, sono le mani di chi lo anima. Esatto, le e mani questo vere. Dà enorme vivacità al pupazzo, una bellissimo. Grande potenza. Bellissimo. Questa è Teodora, che è bizantina, questo è sempre Federico. Che carini. Sì, sono grandi questi pupazzi. Questo è un senatore di Roma, questi sono Romolo e Remo. E tutte? Di nuovo Federico, certo. Sono tecniche diverse, queste sono certo. Teste di gomma piuma, dello spettacolo di Roma, la vera storia, uno spettacolo che gira dal 2002. E tutto questo fatto con le tue mani, ma tu insegni anche a fare queste cose? Io insegno, ho un'associazione che si chiama Studio Atelier 66,
faccio corsi teatrali, faccio corsi laboratoriali, cioè insegno ceramica. Certo, chiaramente qualcuno dei nostri amici a casa che saranno, spero, incuriositi anche da queste tecniche, nel vederle Spero mi proprio. abbiano dato un bel sottopancia col mio sito Esatto, www.susannagiampistone.it, dove c'è uno c'è spazio tutto e c'è news molto di dove più. ci È sono chiaro. pubblicizzati gli spettacoli, gli eventi che organizzo, partecipo. Certo. Velocissimamente, ma come fai a capire come costruire questi Cioè, qual è il tipo personaggi? di tecnica giusta a secondo di Esatto. quello che deve fare? È la funzione, per esempio, il violinista è costruito in quel modo per essere diciamo molto vivo. E credo, cioè, non so quante altre compagnie ci siano che utilizzano le mani del burattinaio per dare vivacità. E in genere si usano mani finte Certo. oppure mani guantate. Invece i miei pupazzi sono abbastanza espressionisti, Certo. sono grotteschi, non sono realistici. Sia nei colori che. Ecco, Ghetanaccio Ascolta, ti è. volevo chiedere, così tanto perché stiamo proprio Sì, velocissimi, sì. possiamo spiegare ai nostri amici la differenza tra pupazzo, Sì, ma è marionetta? semplicissimo. Il burattino Perché è. io pensavo che fosse la stessa No, cosa, il invece non è burattino così. si muove dal basso, in genere a forma di guanto, detto anche a stella, viene dalla tradizione russa, si chiama stella per questo. La marionetta si muove dall'alto con i fili. E il pupazzo può essere mosso dal basso o sul piano a vista, cioè si vede l'animatore che lo muove. Hai Per capito? esempio il burraku, che è una tecnica giapponese, sono tre animatori che muovono con una gerarchia rigidissima un pupazzo e sono storie molto drammatiche. È carinissimo. Abbiamo fatto anche una lezione proprio Sì, di ci abbiamo tecnica provato. di costruzione di questi personaggi. Bellissimo. Io prego anche Susanna di rimanere qui con noi per i saluti finali. Torniamo in Iceberg News fra un minutino circa e sentiamo un attimo i nostri sostenitori culturali. Fabrizio Brugnoni vi attende nella sua showroom di Via Nettunense 23-25. Troverete strumenti musicali, editoria, accessori e tanti pianoforti. Accordature e restauri, ma anche vendita. Da Brugnoni Pianoforti 06 93 54 7715. Per maggiori informazioni www.brugnonipianoforti.com. Brugnoni è anche scuola di musica, omaggi e trattamenti particolari per i telespettatori di Iceberg News. Ed eccoci rientrati con questo bel primo piano di Alberto, il nostro creatore, fondatore della Onlus. Ma se vedete, non so, non siamo, siamo in bellissima compagnia anche di Jefferson e Christian, Cristian. due splendidi ragazzi, i figli proprio della nostra coppia così impegnata. Bellissimo. Allora, io. Tra l'altro ho scoperto che Susanna, qui alla mia destra, che è qui anche lei per i saluti, oltre a fare tutto questo, Sì. Sì, a scrive tempo perso, anche. siccome Scrive, ha anche il ce n'ho tempo per parecchio. scrivere. Scrive, Sì, ho perciò un scritto romanzo. un romanzo inedito per ragazzi che si chiama I tre prescelti, molto divertente. È un giallo mistico, tecno, fantasy, ecologico, Mamma mia, bellissimo. e una raccolta di racconti che probabilmente pubblicherò a giugno. Non dico Benissimo. il titolo, ma insomma sul mio Perfetto. sito trovate le news. Esatto, perciò io invito proprio i nostri amici, se non avete avuto modo di capire, insomma, andate nei rispettivi siti, Certo. speranzadicuori.it e Io dico susannagiampistone.it. per loro, eh. Vi ricordo che la nostra collaborazione per quanto riguarda gli aspetti lavorativi, delle opportunità formative e lavorative, è con Lavorare, ma in particolare con Yo-Yo, che è questa rivista simpatica che esce in allegato a Lavorare ogni martedì in edicola. Detto questo, vi ricordo che noi ogni sabato alle 19.35 siamo su Televita, ma non è finita perché lunedì alle 18 siamo su Sat9, posizione 908 di Sky, il mercoledì a mezzanotte usciamo su un altro satellite che è Sat8, posizione 859 di Sky e contemporaneamente sulla 8, sulla terrestre del gruppo editoriale di Magic TV, insomma un bel gruppo dove noi siamo presentissimi. Vi ricordo che chiaramente siamo anche molto presenti
presenti sul web, universotv.it, arcoiris.tv, TV Young, ma siamo presenti anche su MySpace e anche su YouTube, insomma sul mare magnum dei video, ci siamo anche noi, trovate anche noi. Perciò io così vi do appuntamento alla prossima settimana in Iceberg News, saluto i nostri ospiti e tutti a casa. Ciao, ciao. Bella Leger, ciao! Ciao. Ciao. Ciao.